Do finalmente il benvenuto alla nostra ospite di oggi, finalmente una donna, benvenuta Giulia Regain. Ciao! Grazie, ciao a tutti! Come ciao. Stai? Tutto bene, sto qua a farmi bella dalla parrucchiera. Vedi, io stavo dicendo, ti abbiamo preso magari in un momento difficile perché oggi un sacco di appuntamenti e invece è un momento difficile ma dal parrucchiere. Esatto, al Desanche a Milano. Allora, è un piacere sentirti, poi prossimamente lo diciamo, siccome oggi sei a Milano però per una questione di impegni non siamo riusciti a incrociarci, presto dai sarai qua ospite proprio nei nostri studi, almeno staremo una mezz'oretta insieme perché parlando di te ci sono un sacco di cose da dire. Sì, quando torno da Miami, cosa ne dite? Già ci anticipi perché tu Winter Music Conference sarai lì, vero? Sì, esatto, sarò lì dal 17 al 24 e farci il 18 e 22 all'Hotel Catalina che è nella Collins Avenue. Fantastico, quindi quando tornerai ci racconterai un po' questa esperienza perché siamo curiosi. Esatto. Noi purtroppo non riusciamo a venire quest'anno come radio per colpa degli impegni, però insomma la godremo da qua e con i contatti con i nostri ospiti. Allora, senti Giulia, ti chiedo un pochino di cose. Sì. Leggendo la tua biografia, no, mi ha fatto specie un po' questa cosa che, contrariamente a quanto si possa pensare, per te è stato molto importante non l'Italia all'inizio, ma un paese come il Portogallo, vero? Sì, il Portogallo mi ha portato veramente fortuna. Vabbè, 2009 ho vinto il contest miglior DJ donna europea, che è stata un'emozione enorme. Sì, al Pink Armada. Sì, esatto, è lì, ma ho anche notato per la prima volta la Pioneer, che è un'azienda molto importante per noi DJ, certo. E erano in giuria e hanno cominciato a dire ma questa potrebbe forse anche diventare testimonial. Allora magari questa ragazza bella, brava, possiamo anche farla diventare nostra testimonial, infatti così è diventato. Sì. Oltretutto noi spesso, ne parlavamo prima, abbiamo qua ospiti maschili, no? Perché comunque il lavoro del DJ fino a un po' di tempo fa era un lavoro visto prettamente in maniera maschile. Ecco, tu che sei una donna e fai proprio questo lavoro non solo come performer ma anche come producer, hai trovato ancora dei pregiudizi per quanto riguarda il lavoro? O insomma si sta un po' modernizzando anche su quel piano? Cioè hai trovato difficoltà piano, da donna? Guarda, all'inizio ho trovato difficoltà, proprio lo dico in maniera molto sincera. Attualmente direi che si sia un po' modernizzata la cosa, però i paesi latini, a differenza di paesi come il Nord Europa, rimangono sempre un po' più con i pregiudizi. Certo, certo. Ho notato. Forse questa di mentalità, di cultura, in generale proprio, no? Certi lavori visti da certi lavori maschili fatti da donne sono sempre visti in maniera un po', che poi in realtà non dipende dal sesso. Assolutamente. No. La capacità di un artista soprattutto. Certo. E tu hai dimostrato pienamente di essere capace, brava, e lo dimostrano anche credo più di 50 dischi comunque che hai prodotto, no? Sì, che si può trovare tutti su iTunes e anche su Beatport, da lounge, house a elettronica. Ecco, perché tu fai un po' tutti i generi, leggevo, ce n'è qualcuno sì. Che ti identifica un pelo di più oppure ti piace la musica in generale da produrre? La musica in generale ho due estremi, uno è lounge d'ascolto raffinatissimo sì. E invece l'altro estremo è più elettronica, house, dance, carichissimo, energetico, quindi commerciale, internazionale. Sia per il pre-serata, diciamo, che per il pieno sì, della serata sì. Con musica dance. Senti, sono stati molto importanti per te nella tua carriera anche i brand. Abbiamo citato sì. Pioneer perché sono quelli che ti hanno permesso anche un po' di insomma girare anche tutto il mondo, perché poi tra testimonial per un brand o party per un altro leggo che sei stata comunque quasi tutto il mondo, possiamo dirlo, tra Miami, New sì. York, passando per la Lituania, la Francia, insomma ovunque. Sì, Nord Europa, Nord Africa, l'Europa un po' tutta. Sì. Ti sei trovata meglio con qualche brand in particolare oltre a Pioneer oppure sono sempre cose diverse? Io ho sposato molto anche il mondo dell'auto, attualmente sono in tour con Maserati, sì. Faremo St. Moritz, Megev, Kiesburg, quindi Svizzera, Austria e Francia, e abbiamo già fatto l'Italia a Courmayeur, ragazzi, il weekend scorso. Fantastico. Tutte le questo tue è stato Dimmi, scusami. E poi la Mercedes con la nuova classe A, sono la prima DJ Mercedes, e poi ho fatto un evento anche per Volvo, diciamo che amo le auto. Sì, sei molto legata ai motori, beh, ci piace questa cosa, tanto sai che donne e motori in questo caso vanno d'accordo. Esatto. Mettiamola così. Poi oltretutto un'altra cosa che tu fai è ti definisci un po' una cool hunter perché hai aperto questo blog che segui e curi sì. Che si chiama The Perfect Mix DJ e tratta un po' di tutto quello che è il fashion, non solo per quanto riguarda i vestiti, la moda, ma anche la musica, no?
Sì, esatto, è moda, musica e tecnologia. Okay. In questi tre settori parlo di qualsiasi cosa che sia il mixaggio fra due cose diverse. Può essere un prodotto, può essere un concept, può essere arte, sì, quindi può mixare una fotografia con la musica. Sì, 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 esatto. Ci piace molto questa cosa. Invece, venendo un po' a quello che è il fulcro del tuo lavoro, allora, produzioni, intanto prima di presentare il disco che sentiamo oggi, che peraltro è il tuo ultimo uscito, stai lavorando già a progetti nuovi? Sì, sto lavorando a progetti nuovi, mix importanti, a compilation lounge molto raffinate, certo, con sonorità brasiliane e anche tipiche di Dubai, quindi un po' orientali. Mixi un po' i generi dei posti in cui sei stata, insomma, prendi dalle culture. Sì. Esatto, io penso che la cosa bellissima del viaggiare è proprio captare poi le diversità, farti le tue e creare qualcosa di tuo, ecco. Certo, certo. Bene, allora ascolta, parlaci invece di questo Cinderella Out, che è il tuo ultimo disco uscito proprio sulle piattaforme. Sì, è un disco che amo tantissimo, perché forse è anche stato creato da me in maniera molto con amore. Infatti parla di una storia d'amore. Già il c'è titolo, molto della Cinderella mia vita in quella canzone. Esatto. Anche tu hai perso la scarpetta una volta come esatto. Cinderella, no? Esatto. E Cinderella Out è un brano molto internazionale come sound, cantato però da un cantante italiano che ha fatto, sì, Amici, che si chiama Angelo Iossa, che sì, è di Napoli. L'etichetta invece è di Torino, che è la Dance Love Record, che è l'etichetta poi di Gabri Ponte, quindi yes, un progetto che del nord, del centro e sud Italia, certo, prende un po' tutto, insomma, Europa, sì, e non solo, anche Italia. Sì. Senti, allora noi ce l'ascoltiamo, io ti ringrazio, invito a seguirti sul tuo sito ufficiale che è giuliaregain.com e anche il tuo blog theperfectmixdj.com. ti rinnovo l'invito a venire qui in studio prossimamente dopo il Winter Music Conference, così ci racconterai la tua esperienza, va bene? Va bene, ci vediamo a fine marzo, allora, bene, aprile, bene, ok? Bene, bene, allora lo segniamo. Grazie mille a Giulia Regain, ci ascoltiamo il tuo disco insieme a Iossa, Cinderella Out. Ciao, grazie. Ciao, grazie a voi. Ciao, ciao. Lost into the crowd, crowd.
Giulia Regain featuring Yossa, Cinderella Out, l'abbiamo appena sentita per telefono ai nostri microfoni di Radio Mali Boom Boom. Adesso mettiamo un disco...